anticipazione una vita, Mauro in fin di vita per salvare Teresa. Una vita anticipazioni, Mauro rischia di morire per aver salvato Teresa. Le anticipazioni di una vita si tingono di giallo. Arturo Valverde organizza una festa in casa sua per presentarsi ufficialmente a tutti gli abitanti di Acacias 38. Durante la festa, le cose non vanno affatto bene. Maria Luisa fa entrare per sbaglio degli uomini che si spacciano per camerieri. Il maggiordomo della nuova famiglia della soap opera spagnola si rende subito conto che queste persone stanno tramando qualcosa di losco. Una volta venuta a galla la verità sull'identità di questi malviventi, la situazione degenera nel vero senso della parola. Gli ospiti vengono presi tutti come ostaggi. Teresa è molto preoccupata, soprattutto per la sua amica Caetana. L'algida bionda si trova nei suoi appartamenti a causa della sua momentanea pazzia e la vera erede dei Sotelorza ha paura che possa essersi spaventata nell'udire gli spari. Anticipazione una vita, Mauro sta malissimo, Teresa preoccupata. Rosina e Liberto sono gli unici due a non trovarsi negli appartamenti di Arturo Valverde. I due avvertono immediatamente la polizia e Mauro perde la testa. Il poliziotto vuole assolutamente capire come sta Teresa. I ladri, capitanati da Giulio, fanno avere a San Emeterio un indumento della maestra di una vita sporco di sangue, tanto da arrivare ad allarmarlo ancora di più. Pur di salvare la sua amata, l'uomo decide di procurare alla banda di malviventi una carrozza con cui scappare. Una volta saliti sul mezzo, i ladri decidono di portare con sé anche Mauro e Ramon. Anticipazioni una vita, Mauro in ospedale, si salva. Mauro comprende che quello di Giulio è solo un inganno e corre così in aiuto di Teresa, tenuta ancora in ostaggio. Il poliziotto viene così messo di fronte ad una dura decisione. L'uomo deve scegliere quale vita vuole sacrificare tra la sua e quella della maestra de Acacias 38. Alla fine, San Emeterio si fa sparare e i ladri scappano. L'uomo finisce in ospedale e la sua situazione sembra essere davvero molto grave. La dolce maestra decide così di restare al suo fianco più tempo possibile.